Signora, voi lamentate che in la via Vincenzo San Martano, proprio adiacente alla chiesa del Santissimo Salvatore, ci sono delle condizioni invivibili. Con le immagini stiamo vedendo un giardino pubblico che dovrebbe essere valvola di sfogo per i bambini, per farli giocare, ma vediamo anche le condizioni in cui sono i marciapiedi e tutte le aree pertinenti. Sì, purtroppo qui i bambini non possono giocare perché le piazzette sono tutte sporche, ci sono topi, ci sono zanzare, ci sono scarafaggi, ci sono zecche, ci sono tutte. I bambini non hanno la possibilità di poter giocare. Allora chiediamo al signor sindaco di Trapani, visto di, invece di pensare solo al centro storico, di venire a guardare nei quartieri dove noi abitiamo. Avete mai segnalato il degrado di questa zona al sindaco o all'amministrazione? Sì, noi abbiamo segnalato più volte sia all'Istituto Case Popolari che al signor sindaco di Trapani. Noi siamo veramente in una situazione degrada, di tutto, fognature, villette, stopi, scarafaggi e tutto. All'interno del parcheggio siamo al buio totale, mancano i pali della luce che non ci sono più. Persone che dormono lì dentro il parcheggio, noi non lo sappiamo cosa devono fare. I bambini non possono giocare.